schia, piaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è un bre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovissimo glitch dei soldi che ci permetterà di duplicare questa LG RH8 che avete appena visto in garage. Allora, per fare questo glitch abbiamo bisogno di un amico che ci aiuta, una sessione sola in VT ma non creata da noi ma creata dal nostro amico, e il centro operativo mobile. Dobbiamo essere anche presidenti del Motorcycle Club per fare questo glitch, in maniera tale da facilitare tutti quanti gli spostamenti che dobbiamo fare. Il nostro amico ugualmente dovrà richiamare il suo centro operativo mobile e dovremo andare in un posto abbastanza largo, ragazzi. Poi potete farlo dove volete, liberissimi di farlo dove volete, però questo glitch produce dei bug abbastanza strani e quindi potrete anche avere degli effetti indesiderati. Quindi io consiglio, mettetevi in un posto abbastanza largo, sia voi che il vostro amico con il centro operativo mobile. A questo punto ragazzi andiamo a raggiungere il mio amico che è in un punto della mappa. Non è necessario farlo dove lo sto facendo io, potete farlo dove volete ragazzi. È a vostro rischio e pericolo se lo fate in un punto stretto, perché magari il centro operativo ve lo potrete ritrovare in maniera strana. Poi alla fine del video capirete il perché. Allora, detto questo, voglio precisare che non c'è bisogno di una targa personalizzata per fare questo glitch, perché tutte le auto che noi andremo a duplicare prenderanno le targhe delle LG che useremo per sostituire i cloni. Quindi potete stare tranquilli che non ci sarà bisogno di avere delle targhe personalizzate con questo glitch. Una volta raggiunto il nostro amico, che cosa dobbiamo fare? Sganciamo la motrice dal rimorchio per evitare eventuali bug che ci saranno dopo, e siamo pronti a fare il glitch ragazzi. Quindi che cosa dobbiamo fare noi? Avendo la LG già pronta dentro il nostro centro operativo, dovremo salire dentro al centro operativo e pigiare triangolo per salire in auto e tenere premuto R2 acceleratore, in maniera tale da far buggare l'accelerazione, che noi non avremo il controllo della macchina. In pratica la macchina andrà per cazzi suoi e noi non avremo il controllo. A me per esempio adesso non è riuscito perché io ho il controllo della macchina, quindi vado a rientrare e vado a ripetere il bug. Ragazzi, non mi dite che non riuscite a fare sto bug, perché è un bug che vi è riuscito parecchie volte ultimamente nel corso di tutti i glitch. Quindi salite, premete triangolo per salire e tenete premuto R2 fino a quando non uscite fuori. Come vedete l'auto è ingovernabile, va per i cazzi suoi. A questo punto ragazzi, il prossimo passaggio: diventate presidenti e rimandate l'auto in deposito. Dopodiché che cosa dovete fare? Chiamate il meccanico e richiedete la LG RH8. Io avevo l'LG RH8 custom, la retro custom nell'alta street, quindi richiamo la mia LG retro custom dall'alta street, che sarebbe il garage da dove siamo partiti. Quindi il nostro amico a questo punto dovrà aiutarci. Noi dovremo dirgli dov'è la nostra auto, perché non potremo guidarla e sarà solo lui che potrà guidare l'auto in questo momento, e ce la dovrà mettere dietro al centro operativo mobile ragazzi, perché noi non potremo guidare. Come avete visto siamo buggati, e per sbuggarci è un po' un casino insomma. Quindi a questo punto il nostro amico ci metterà l'auto davanti al centro operativo mobile, o meglio dietro sul portellone posteriore. Vi faccio vedere ragazzi che io salgo in auto ma mi butta fuori. Questo perché? Perché sono buggato. Quindi a questo punto ragazzi, che cosa dovete fare? Andate dalla parte del guidatore, aprite lo sportello e incominciate a spammare freccia a destra ragazzi, pam pam pam, freccia a destra. E poi quando vi appare il messaggio premete X, in maniera tale da poter entrare nel centro operativo mobile. A questo punto avrete una schermata di caricamento infinito.
e qui il nostro amico che ci sta aiutando dovrà uscire dalla sessione, andrà in modalità creatore e uscirà dalla sessione. Non appena il nostro amico sarà uscito dalla sessione, noi ci sbaggeremo e cominceremo a vedere dei bug strani, tipo quelli che sto vedendo io. L'unica cosa che dovremo fare è suicidarci, ragazzi, e passiamo al passaggio successivo. A questo punto dobbiamo recuperare la nostra LGRH8 che abbiamo usato per fare il glitch, per continuare il resto del glitch. Ragazzi, a me mi ha spawnato in culo al mondo, però comunque non è un problema. Come state vedendo, ragazzi, quello è il bug di cui vi dicevo io. Può capitare che c'è questo genere di bug, come può capitare che il centro operativo mobile rimanga fisso, fermo, senza muoversi. Io adesso sto correndo dietro al centro operativo mobile, quindi se vi capita questo genere di bug, cercate comunque di sbuggare il centro operativo mobile. Io adesso cercherò di dare una botta con la motrice al centro operativo mobile in maniera tale da cercare di sistemarlo a mio vantaggio. Comunque, come vi dicevo, ragazzi, non è detto che sempre accada questo bug. Può anche accadere che il centro operativo mobile rimane fermo, immobile, senza nessun problema, o che magari vi spawni in un altro punto, sempre vicino, però in un altro punto. Io adesso tento di entrare. L'unica cosa che dovete fare, ragazzi, è entrare dentro il centro operativo mobile. Se vi succede una cosa del genere, ragazzi, che vedete il centro operativo mobile e il pallino è a terra, l'unica cosa che dovete fare è vi avvicinate al pallino azzurro e premete la freccia destra. Una volta fatto questo, dovete premere e rientrare un'altra volta, uscire e rientrare, in maniera tale da poter salvare l'auto che abbiamo duplicato, ragazzi, in questo caso la nostra LGRH8, che ha già cambiato targa. A questo punto l'unico passaggio che ci rimane da fare è ritornare nel garage da dove siamo venuti e riposizionare la nostra LGRH8 al proprio posto. Quindi adesso andremo a vedere che ci sono due LGRH8. Dove c'era la LGRH8 gialla, adesso troveremo un'altra LG retro custom, come vedete. E il glitch è riuscito. Per rifare il glitch dovete fare tutti quanti i passaggi che avete visto nel video. Il glitch è abbastanza semplice, ragazzi, ho cercato di portarvelo il più semplificato possibile. Detto questo, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.